Gentili telespettatori, buongiorno e benvenuti a Roma Vista Mare, la rubrica di approfondimento di Canale 10 sulle eccellenze del litorale romano, sulle tipicità, sulle curiosità, sulle storie e i personaggi. Ad accompagnarmi in questo viaggio quotidiano, Alex Borrello, che ringrazio. Buongiorno a E tutti. passiamo subito alla presentazione degli ospiti di oggi. Alla mia destra l'avrete già riconosciuto, Enzo Salvi. Attore comico, attore di teatro, di cinema, doppiatore, chi più ne ha e più ne metta. E alla mia sinistra Lucien Braida, broker e titolare di un cantiere nautico a Fiumara Grande. Con lui parleremo appunto di questa vocazione per la nautica di Ostia e del litorale romano. Ma partiamo subito, Enzo Salvi. Ci fa estremamente piacere ospitarlo, è un vecchio amico di Canale 10 e anche personale, posso onorarmi di questo. Enzo Salvi è reduce dal grande successo televisivo della serie di Italia 1, Din Don, e ha realizzato una quarantina di film, 12 di questi cinepanettoni con la coppia De Sica Boldi, campioni di incasso. Tu sei partito da Ostia però. Io sono partito e rimasto a Ostia, Giulio. Un saluto a tutti i nostri amici che ci stanno guardando. Ringrazio l'amico Giulio Mancini, ormai di vecchia data, che consolidiamo questa amicizia molto fraterna e condividiamo insieme i grandi successi. Mi hai sempre portato fortuna, ad essere sincero. 15 cinepanettoni, di cui Natale sul Nilo, che è quello che rappresenta nella storia dei film di Natale, quello che ha incassato più di tutti quasi 80 milioni di euro, è stato un record assoluto. E mi ricordo il buon Peppe Ciotoli che aggiungeva a Cinelan le sedie quando veniva proiettato il film, è veramente stata una grande emozione. Tu però sei partito da Ostia e sei stato il pioniere del cabaret romano. Io insieme a Maria D'Angelo abbiamo formato la coppia di Mamma Mia Impressione e siamo stati i precursori del cabaret romano. Abbiamo dato la possibilità a coloro che sono venuti dopo della visibilità. Noi facciamo il tutto esaurito tutte le sere, rinnovando sempre il nostro repertorio, tra i quali, dalla vasta gamma dei personaggi, quello che mi ha fatto approdare al cinema è stato il Cipolla. Il Cipolla è stato il precursore di tutti i personaggi, la sua ilarità era talmente diffusa che ha fatto modo e maniera Aurelio De Laurenti di venirmi a vedere al Teatro di Sateri, quando eravamo in scena con Mamma Mia Come Sto, dedicato al Cipolla, e da lì è partita la mia avventura cinematografica. Per la prima volta, mai fatto nemmeno una comparsa, da Ostia, col trolley, sono approdato a Cortina, sul set, e accanto a due colonne portanti della comicità italiana come Boldi De Sica, e non vi dico che è stata una grande emozione, anche perché la prima battuta che devo dire, guardando Boldi, era "sei pelato, t'hanno trapiantato una chiappa", perché non ho dormito la sera prima. No, ma peraltro prima di arrivare al successo televisivo tu sei stato il comico della Roma, Sì, beh. Francesco Totti, Daniele De Rossi, erano tuoi grandi fans. Un'altra grande soddisfazione che mi ha premiato per due volte di seguito il mitico Carlo Verdone come re dell'estate romana, comprendendo chiaramente Ostia e Roma. Sì, la Roma è stata sempre nel mio cuore e loro mi hanno sempre onorato della loro presenza, come del resto continuano a fare, ma soprattutto Francesco Totti e la famiglia di Francesco Totti. Parliamo di questo grande successo televisivo, ovviamente sempre comico, ma tu interpreti un po' tutte le gamme, attoriali. Diciamo che il nuovo percorso, cioè, rispetto ai personaggi, diciamo, sopra le righe, come richiesto chiaramente dal cinema, sto intraprendendo questo nuovo percorso e mi sto, diciamo, cioè, interpretando vari personaggi drammatici, tra i quali seriosi, è quello di Din Don, l'avventura di questo finto prete che si trova poi chiaramente in pieno conflitto con lo zio vescovo, che fa modo e maniera per coprirlo. E la cosa bella è che è stato un grande successo, è stato molto apprezzato dal pubblico, è una chiave giusta dedicata a un pubblico che, come dico sempre io, va dal pediatrico al geriatrico, grazie ai miei due amici della Sunshine Production, che sono Bruno Fustaci e Alessandro Perpico, che hanno creduto in me. Oltretutto siamo sempre reduci, insomma, della Cella in 2, Fast and Furious, altre esperienze televisive e tanti programmi che abbiamo mandato in onda sempre su Italia 1, e devo dire che il successo è stato veramente grande, tant'è vero che prossimamente uscirà anche Din Don 5, che abbiamo girato a novembre in quel di Pellizzano, a meno 12 giorni. Quindi vi aspettiamo su Italia 1 Assolutamente quest'inverno per il quinto Din sì. Don. Condividere insieme grazie e risate. Poi parleremo del tuo rapporto speciale con Ostia. Lucien Braida è un broker titolare del cantiere nautico Boat Service di Fiumara Grande. Ecco,
Un elemento che sfugge un po' ai romani, ma anche a livello nazionale, è che Roma vanta il più grande porto del Mediterraneo. Solo a Fiumara Grande si calcola che ci siano 4.000 imbarcazioni ormeggiate, più ovviamente il porto turistico di Ostia che abbiamo già trattato. Lei si distingue in questo settore facendo assistenza, brokeraggio, noleggiando imbarcazioni. Da quanti anni lo fa? Salve, buongiorno. La Boat Service nasce nel 2003, fondata da me, è attiva nel territorio nazionale e internazionale. La Boat Service si occupa di vendita imbarcazione e noleggio. Poi abbiamo aperto un cantiere navale sul lungo Tevere, che, come diceva lei giustamente, è stato di più di 4.000 imbarcazioni. Diciamo, è un ottimo mercato, il mercato romano, e si lavora, per fortuna. Ecco, è un mercato strettamente locale, intendo dire, legato a Roma, a Lazio, o è anche internazionale? Per esempio, mi piace ricordare che Ostia è la sede, o lo è stata per tanti anni, adesso ci sono problemi di natura finanziaria, della Canados, Cantieri Navali di Ostia, che nasce poi dalla esperienza dell'idroscalo. La Saiman, che era un'azienda dell'epoca, costruiva i zatteroni degli idrovolanti. Nel momento in cui è finita l'epoca degli idrovolanti, si è riconvertita alla costruzione di yacht anche di grande qualità. Ecco, questo mercato è un mercato che attira anche gli stranieri, o è soltanto italiano il suo mercato? Il mercato nostro attira sia, lavoriamo tanto sia in Italia sia con gli stranieri. Come lei diceva, il cantiere Canatus è un cantiere che si trova a Ostia, al lungo Tevere, è storico, fa di imbarcazioni da 38 piedi a 140 piedi, che parliamo di metri, da 10 metri a 35 metri. È un ottimo mercato, sono imbarcazioni che si vendono tanto nel mercato americano, si vendono in Europa, sono veramente imbarcazioni molto molto belle. Quindi di carattere internazionale, insomma. Di grande gamma. Enzo Salvi, è il numero uno, indubbiamente. Oltretutto al porto ha aperto un immenso negozio, lo dico per pubblicità, dopo però arriviamo al cantiere. Forniamo il tutto, insomma. Sì, ecco, perché voi avete un'attività anche all'interno del porto turistico. Abbiamo un ufficio all'interno del porto turistico di Roma, che facciamo brokeraggio e noleggio. E invece sempre all'interno del porto abbiamo un negozio, si chiama Dimensioni Mare International, l'unico negozio che si trova a Ostia, che vende l'assessore per la nautica a 360 gradi. Quindi c'è un servizio in più che fornite, non solo quello di assistenza a chi ha già un'imbarcazione. Sì, insomma. Ti confermo. Una domanda, Alex? Sì, mi piacerebbe, grazie. Allora, io so che hai anche una passione per gli animali, infatti ti aspettavamo col tuo pappagallo. Da dove? Cioè, fa troppo caldo, fa caldo per noi, figurati mettere un animale così esposto al sole. Beh, più che passione, amore che ho il piacere di condividere con coloro che chiaramente amano queste meravigliose creature. Chiaramente non solo i pappagalli, i cani, io ogni in prossimità di ogni agosto, chiaramente delle ferie, mi prodigo sempre a segnalare, ma lo faccio, diciamo, tutto l'anno, che contro l'abbandono, perché cioè, il mio slogan è proteggere la più bella voce del Verma Mare. Insieme a Chiara Alessandrini abbiamo creato l'associazione Passione Pappagalli Free Flight, dove educhiamo il pappagallo a ritornare, a fare volo libero, perché sono nati con le ali e hanno il diritto di volare. È bellissimo, però questa era una parentesi. Io ti volevo chiedere che tu non sei una meteora, sei sempre sulla cresta dell'onda e sei sempre attuale con i tuoi personaggi. Cosa vorresti proporre a questi giovani che appunto fanno una comicità e anche spettacolo che dura pochissimo, per rimanere appunto sempre all'avanguardia come te? Ma io chiaramente affronto i miei personaggi in base all'età, per cui e allo stato attuale, insomma, bisogna essere un grande osservatore del sociale. I grandi tormentoni nascono e muoiono col tempo di un'estate, però chiaramente, che dire, sono fortune, uno si deve sempre amplificare quelle che sono le sue conoscenze, fare molto affidamento e credere in se stessi, tant'è vero che io fui, diciamo, premiato a Milano addirittura con il Cipolla, perché nella sua demenzialità rappresentava, chiaramente sono riuscito a far ridere portando sul palco una piaga del sociale che era la droga, ma non ho mai pronunciato la parola droga, per cui il Cipolla è diventato un fumetto. Cioè, l'abilità è estrarre da alcuni personaggi del quotidiano e creare dei altri personaggi che poi possono regalare, facendo distrarre le persone e divertirli, ecco, senza toccare poi il problema, come nel caso della droga, come il Cipolla. Ecco. Certo. Grazie. Parliamo del tuo rapporto speciale con Ostia, nel senso che tu hai fatto per scelta la residenza a Ostia e sei rimasto nonostante il grande successo che hai avuto a livello nazionale.
il papà e la mamma ti seguono con grande attenzione, pionieri di Ostia anche loro, perché papà è stato marinaio di salvataggio. Se non ricordo. Papà è nato al Sant'Agostino sul lungomare. Ecco. Mio nonno si sono trasferiti da Tripalda qua e lavorava ai Toscalo, montava gli aerei che tu hai detto, gli zatteroni, bravo. E chiaramente sono rimasto qua, ma rimarrò qua, insomma, perché anche perché sono molto attaccato a Ostia. E il piacere è quello che mi riconosceva, come tu, anche Beppe Ciò, di aver portato Ostia nei film, perché ogni tanto una battutina per riferimento al nostro territorio va fatta, perché è il mare più bello d'Italia, come abbiamo sempre sostenuto, e ci auguriamo, insomma, che coloro che ne stanno prendendo cura dimostreranno le loro capacità, Giulio, perché noi ci teniamo e ci prodighiamo, come tu, tutti i giorni a fare informazione affinché questo messaggio venga ricevuto. Ecco, è cambiato molto il cinema negli ultimi anni, soprattutto sì. Il modo di fruizione del cinema. Oggi si va più al cinema che si vede sul salotto, seduti sul salotto, in piattaforma. Ecco. Purtroppo la tecnologia ha fatto veramente dei danni, perché le piattaforme oramai sono diventate di facile fruizione da parte del pubblico, perché oramai il pubblico non va più al cinema, tanti non preferiscono andare al cinema perché sanno che dopo una settimana c'è sulla piattaforma. Certo. Cioè, prima c'era l'unico film di comico dell'anno era quello di Natale, per cui era molto atteso. Sai, a volte la tecnologia aiuta, ma distrugge pure quello che abbiamo creato, cioè l'attesa per il film. Adesso la gente, poi specialmente questo periodo di Covid, dove la gente ha fatto molto uso delle piattaforme, ha scoperto questa alternativa del cinema, però questo ha fatto modo in maniera di danneggiare chiaramente quelli che sono i riscontri di sbigliettamento all'interno delle sale. Si vede molto carente, molto, ecco, molto, molta carenza. Mi fa piacere fare insieme con te un ricordo nei confronti di una persona che ha sempre creduto in te, Giuseppe Ciotoli, che non è più tra noi con il suo Cineland. E tu hai sempre fatto, insieme con Boldi e De Sica, le anteprime le avete fatte sempre a Cineland e ti ha portato fortuna. Ha sempre portato fortuna e Peppa ha sempre creduto in me, e la cosa mi ha sempre dato motivo di grande orgoglio e di dimostrazione di profonda amicizia. Peppa chiaramente è stato un faro, ha illuminato Ostia intraprendendo questa impresa epica di creare Cineland, quella, cioè di portare il cinema a Ostia, una delle multisale più grandi d'Italia. Ha fatto modo e maniera di partire qua da Ostia, e noi non faremo intanto che ringraziarlo per sempre, una persona straordinaria, indimenticabile, sempre nel mio cuore. Lucien, ti volevo chiedere una cosa. Allora, tu che migliorie porteresti al cantiere di Fiumara Grande? Allora, noi come miglioreria guardiamo sempre il mercato estero, che ci dà dei consigli comunque, eccetera, tipo soprattutto della tecnologia nuova, da grande strumentazione, remarine. Siamo comunque sempre, ecco, per renderlo più sicuro, nel senso che sappiamo che il porto di Fiumara Grande, lo chiamiamo anche impropriamente porto, è un porto cosiddetto fantasma, perché manca dei riferimenti in entrata e in uscita, i fanali e quant'altro. C'è il problema grosso della barra sabbiosa, è un altro elemento che lo rende insicuro. Purtroppo il Fiumara all'inverno c'è tanta sofferenza, perché come sapete tra il fiume e il mare si sabbia spesso l'ingresso. E giustamente, tipo le imbarcazioni a vela che pescano sopra i 2,5 metri, rimane un cagliato di più di una volta e bisogna andare ogni volta a rimorchiarli per tirarli fuori. Quindi sarebbe necessario un dragaggio costante. Di dragare e di migliorare. E poi è un peccato se è un abbandono comunque un po' dalla parte della regione. Comunque da parte della regione, che è poi responsabile delle golene, no? Sì, che ci sono parecchie imbarcazioni affondate. Se lei fa un giro sul Lungotevere, tra parecchie barche mezze affondate, mezze fuori. Sono rischiose per la navigazione. Per la navigazione e anche non fa bene per il mare. Certo. Inquina più che altro. Bene, allora noi chiudiamo questo appuntamento di Roma Vista Mare ringraziando i nostri ospiti. Enzo Salvi, campione degli incassi e campione delle risate. Vi aspettiamo per quest'inverno con il quinto appuntamento con Din Don su Italia 1. Buona fortuna a Enzo. Io ringrazio Giulio e tutti i nostri amici che ci stanno guardando. E ringraziamo anche Lucien Braida, broker e titolare del cantiere nautico Boat Service. Un ringraziamento a Alex Borrello che mi ha aiutato in questo viaggio. L'appuntamento è per la prossima edizione di Roma Vista Mare. Grazie. Grazie.